ragazzi, qua è Steffi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qua a proporvi un unboxing di una Collector's Edition davvero fantastica. È da molto tempo che non facevo un unboxing e ricominciare con questa credo sia veramente un punto forte. Perché? Perché ragazzi, questa Collector è davvero fantastica. Se siete dei fan della serie o dei collezionisti sfegatati, non potete assolutamente perdervela. Questo è solo un accenno, come vi sto indicando, di quello che ci sarà dentro. Una volta aperta la confezione, ragazzi, ci troveremo questo cartoncino che probabilmente è su un foglio A4 sul quale è rappresentato il logo dei Saints, protagonisti della nostra storia. E con la coda dell'occhio avrete già scorto... No, non la coda del gatto, attenzione, non avete scorto la coda del gatto, avete scorto la miriade di contenuti all'interno di questa Collector's Edition. Davvero complimentoni a Volition e a Deep Silver che hanno portato ai loro fan un ottimo lavoro. Allora, cominciamo dal CD, che vabbè, c'è poco da dire, è il CD originale del videogioco. Però all'interno della scatola troveremo anche un foglio contenente un codice con cui riscattare dei contenuti aggiuntivi per i nostri personaggi. Questi sono gli oggetti speciali che adesso andremo a vedere uno per uno. Cominciamo dalla statuetta di Johnny Gat, uno dei precedenti personaggi della serie, che diciamo è stata fatta molto bene nei minimi dettagli e particolari e che però non è stata colorata, ma è lasciata con un bianco un po' macchiato qua e là, davvero ma davvero molto carina. Per poi passare ovviamente ad uno degli strumenti più eccezionali della storia, la dubstep gun, ragazzi. Allora, questa che cos'è? È la riproduzione originale e fidata, proprio curata nei minimi dettagli, di un'arma che esiste anche nel gioco. Dopo vi farò vedere un piccolo spezzettino. In pratica, cosa fa quest'arma? Quando sparate addosso ai vostri nemici, questi iniziano a ballare. È davvero molto carina, ci saranno anche le pile incluse nella confezione. Io non me la potevo perdere, cioè è veramente fantastica. Guardate, c'è anche il laser con il quale all'inizio del video ho fatto divertire il gatto. Quindi, come vi stavo dicendo... Fermo, fermo! E passiamo infine all'ultimo oggetto di questa Collectors. Ultimo, ma non per questo meno importante, infatti, è il bottone per la distruzione nucleare del pianeta. No, in realtà è per il giorno del giudizio, tipo una cosa del genere. Come vedete è davvero fatto molto bene, una confezione davvero fighissima. Questo è il pulsante per decidere se far renderlo attivo o meno, vedete, on o off. E questa è la chiave con il giglio dei Saints che vi permetterà di aprire o meno il cofanetto. Una volta figiato, ragazzi, partirà una specie di canzoncina. Insomma, ragazzi, questo è il contenuto della Collector's Edition riunito tutti insieme, davvero fatta molto bene. Ancora complimentoni ai distributori di questa Collector's. Che dire, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Se ancora non avete acquistato Saints Row, beh, fatelo. Se siete dei fan, andate a comprare immediatamente questa Collector's perché è veramente fuori di testa. Quindi, che altro dire, qua da sempre tutto, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video. Buonissimo!